Radiografia alla gamba sbagliata, 65enne muore di setticemia a Sant'Orso. Rabbia e cortelli contro il comune, monta la protesta per il cantiere del Ponte Vecchio. Spostati a Vicenza i servizi di pubblicità immobiliare, Bassano continua a perdere pezzi. Terrorizzata dall'ex marito 55enne di Crespano, costretta a cambiare casa 10 volte. Serata speciale per i soci di Bassano Banca, in cattedra sale il recordman Umberto Pellizzari. Giallo a Trebeseleghe, due corpi accoltellati in un'auto parcheggiata davanti alla scuola. Buonasera telespettatori, apriamo il nostro telegiornale parlando di una doppia inchiesta di Procura e ULS per far luce su un presunto caso di malasanità costato la vita ad una 65enne. Avrebbero sbagliato a farle una radiografia sottoponendola ad un esame alla gamba sinistra mentre la dolorante era la destra. Un errore che sarebbe avvenuto all'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso e che avrebbe dato il via all'aggravarsi del quadro clinico della 65enne, terminato con un decesso per setticemia. La donna a fine febbraio era caduta nella casa di cura Muzzan di Malo, dove si trovava per un periodo di riabilitazione. Dolorante la gamba destra, la donna, su richiesta dei familiari, era stata sottoposta ad una radiografia ed è proprio a questo punto che sarebbe avvenuto l'incidente. Qui c'è un percorso piuttosto articolato, perché la signora è stata in ospedale, è andata in una casa di riposo, è ritornata in ospedale, il quadro è un po' complesso, quindi bisogna aspettare prima di trarre le conclusioni. Ma nel frattempo a interessarsi della vicenda è stata anche la Procura della Repubblica. Prendiamo atto che c'è un percorso avviato della Procura di Vicenza e con la quale collaboriamo sempre in ogni caso. E siamo qui a disposizione, daremo la massima disponibilità e aspettiamo fiduciosi sull'esito delle indagini. Qualche giorno dopo l'esame, con i dolori che si facevano più pressanti, una nuova visita ha portato ad aprire le porte della sala operatoria con un intervento d'urgenza. 10 giorni fa il cuore della donna ha smesso di battere e i familiari hanno presentato una denuncia che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 6 persone. In parallelo al percorso della procura abbiamo avviato un'indagine nostra interna. Nei prossimi giorni, non appena la procura riceverà l'esito dell'autopsia, sarà rilasciato il nulla osta per il funerale della donna, un rito funebre che verrà celebrato lunedì a Villa Verla. Noi siamo vicini alla famiglia, perché sempre in questi casi è comunque una perdita importante. Una perdita sulla quale ora dovrà fare luce la magistratura per chiarire come sia stato possibile che un simile errore sia potuto succedere. Rabbia e cartelli provocatori contro il comune. Stiamo parlando del cantiere del Ponte Vecchio. Monta la protesta e guardate cosa tocca fare ai turisti. Bisognerebbe, insomma, all'inizio del paese, qualsiasi porta si entra in paese, sapere dove si può andare, parcheggi, il ponte è chiuso, l'altro parcheggio è anche chiuso, adesso dobbiamo fare un bel giro, vediamo un po'. Allora prende la macchina e dopo fa il giro, passa il ponte nuovo e si ritrova in centro. Turisti disorientati, bassanesi arrabbiati, non con chi visita la città ovviamente, ma con il comune. In via Angarano, dopo la poesia sfogo di ieri sulle vetrine dei negozi, oggi è apparso questo cartello provocatorio: ufficio informazioni provvisorio in assenza del comune, ci pensiamo noi. Certo, non c'è un vigile, non c'è qualcuno che spieghi, non c'è un cartello, la gente arriva, si arrabbia e noi naturalmente facciamo di tutto per alleggerirgli il problema, gli diamo le alternative. Quanta amarezza c'è? Tanta. Come sempre il comune è latitante nei nostri confronti. Intanto ieri sera c'è stata una riunione con il comune per fare il punto sul cantiere del ponte. C'erano anche i comitati dei quartieri Centro Storico e Angarano. Tanti i dubbi, i punti di domanda, mancano le risposte. Moltissimi punti di domanda, perché finora, diciamo, non c'è stato un tipo di lavoro che abbia dato rassicurazioni, c'è stato un tipo di lavoro che ha messo un po' in crisi tutti, perché non si vedono risultati. Il quartiere sta vivendo indubbiamente male, nel senso che c'era stato annunciato che per il 90% dell'intervento il ponte sarebbe rimasto aperto,
siamo già alla seconda chiusura ed è, la cosa è vissuta male. Il ponte è diventato ormai il simbolo dell'immobilismo del sindaco di Bassano. Bassano perde pezzi uno dietro l'altro e proprio oggi è arrivata la notizia a Ciel Sereno del trasferimento del reparto servizi di pubblicità immobiliare della sede dell'Agenzia delle Entrate di Bassano a quella di Vicenza. Un ulteriore impoverimento del nostro territorio con i cittadini che saranno costretti ad andare nel capoluogo berico. E soprattutto c'è la preoccupazione che questo spostamento rappresenti un primo passo verso la chiusura dell'intero ufficio di via Marco Ricci. È una Bassano che perde peso politico, non riesce ad impedire questi accertamenti verso Vicenza. Ma il sindaco Poletto non è andato a Roma per salvare i servizi della città e cosa ha fatto per garantirli? Ma esiste un progetto di questa amministrazione per lo sviluppo di Bassano? Parliamo ora invece del caso del mercato ortofrutticolo. Ieri la denuncia di Concommercio, un'area dimenticata dal Comune. Oggi la risposta dell'assessore Cunico. Sentiamolo nel prossimo servizio. Mercato ortofrutticolo di Bassano del Grappa, il grande dimenticato della politica cittadina. Anzi no, in verità è il grande escluso, una struttura che, ed è sotto gli occhi di tutti, necessita di essere ammodernata, ristrutturata, sistemata, ma i soldi per quest'area, che è di proprietà del comune, pare proprio che non ci siano. È un mercato che però offre dei servizi intercomunali, è un mercato che ha bisogno di un supporto oggi economico e di gestione che vada al di là del, diciamo così, del comune di Bassano e del pesare sulle tasse dei bassanesi. In realtà, se si guarda il bilancio comunale, quella del mercato è una voce in attivo. In altre parole, la gestione di questa struttura produce utile, che però non viene reinvestito nell'area ma dirottato su altre opere, quelle che per l'amministrazione sono più urgenti. C'è il piano Marche, insiste, è un momento in cui tutte le amministrazioni hanno deciso di stanziare delle risorse per la manutenzione di scuole, di strade, di servizi essenziali. È arrivato il momento in cui i privati che stanno dentro, se vogliono stare sul mercato, devono imparare e soprattutto metterci anche un po', andare con la sfida di entrare sul mercato, di non avere la stampella 100% pubblica e riuscire a dire: noi vogliamo metterci, come è successo al mercato di Vicenza, il privato è in grado di gestire meglio questo mercato ortofrutticolo. Se è così, siamo pronti a discuterne. Insomma, al momento il comune non è disposto a tirar fuori neppure un euro per il mercato, non se n'è dimenticato, ha semplicemente scelto di non investire nulla, chiedendo invece ai privati di farlo e guardando anche agli altri comuni del comprensorio. Oggi il pubblico non può garantire un servizio che deve stare sul mercato libero, quindi io sono per il libero mercato e sono per stare assieme, soprattutto quando il pubblico e il privato si mettono insieme per far stare insieme le cose e farle funzionare. Intanto le serrande si abbassano, i commercianti si trasferiscono, il degrado impera, mentre i cittadini rischiano di perdere questo servizio che è un fiore all'occhiello della Bassano che lavora e che produce. Fermate quell'uomo prima che sia troppo tardi, questo è il disperato grido d'aiuto di una donna al processo che vede imputato per stalking l'ex marito. Terrorizzata dall'ex marito, tanto da essere stata costretta a cambiare casa per ben 10 volte, ad avere rinunciato al telefono cellulare, a non vedere più nessuno al di fuori degli amici più stretti ai quali comunicare il nuovo indirizzo. Un inferno che ormai dura da 4 anni e che è diventato un incubo per una quarantenne perseguitata dall'ex, un 55enne di Crespano del Grappa. La donna nel 2013 e poi ancora nel 2015 ha presentato denuncia per stalking. Si è arrivati al processo, ma nonostante questo l'uomo non si è fermato e non appena riesce a ritrovarla riprende a perseguitarla e minacciarla. L'ultima denuncia dopo l'intervento dei carabinieri risale solo a pochi giorni fa. Un matrimonio durato 15 anni, quello dei due coniugi, che era andato bene fino a quando il marito, imprenditore, ha cominciato ad avere problemi con il lavoro. Da allora il rapporto si è progressivamente deteriorato, sino a quando la donna ha deciso di separarsi. Da quel momento per la quarantenne è iniziato l'inferno. L'uomo non ha accettato la separazione ed ha cominciato a perseguitarla con telefonate, insulti, pedinamenti. Il 55enne è arrivato a farle staccare le utenze di luce e gas, a danneggiarle immobili, fino alle minacce di morte. In tribunale a Treviso il processo è stato aggiornato ad ottobre, ma alla luce di questi ultimi episodi il giudice ha disposto il trasferimento degli atti al pubblico ministero affinché valuti l'integrazione del reato e soprattutto la richiesta di misure cautelari per l'ex marito. E abbiamo appena ricevuto una notizia dell'assoluzione del Tribunale, sentite.
Nell'aprile del 2015 travolse con il suo scooter un 77enne deceduto due mesi dopo a seguito della gravità delle lesioni riportate nello scontro. Ieri un 57enne di Bassano è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale. Per il giudice, che l'ha assolto con formula piena perché il fatto non costituisce reato, lo scooterista non aveva avuto la possibilità di evitare il pensionato che, stando a quanto dichiarato da un testimone, aveva attraversato la strada all'improvviso. Assolto un automobilista perché non poteva evitare il pedone che ha travolto. Vediamo se arriva il servizio, altrimenti procediamo. Allora intanto parliamo della nuova mobilitazione per salvare il velodromo Mercante. Ecco, chi è arrivato ieri in città? Grandi nomi del ciclismo e un marchio storico delle due ruote, in tanti hanno voluto darsi appuntamento anche ieri al velodromo Mercante con un solo obiettivo: salvare la storica pista del Mondiale 95. Indomito regista della campagna per evitare l'abbattimento del velodromo è ancora una volta Rino Piccoli, che ha pensato ad una visita speciale. Le Selle San Marco hanno pensato di venire al velodromo Mercante con tutti e tutto lo staff. Ed ecco infatti i responsabili delle Selle San Marco destreggiarsi lungo le curve del Mercante, pronti a schierarsi in prima linea per difendere la struttura. Va salvato perché al giorno d'oggi dobbiamo mantenere il valore delle tradizioni e dell'eredità che abbiamo. Quindi abbiamo pensato che fosse un'ottima occasione unire la parte più relativa, diciamo, al marchio, al business, allo sviluppo dell'azienda, e con la promozione della località e dei nostri luoghi. Ma il protagonista più atteso ieri è un campione che per ben due volte ha vestito fino a Milano la maglia rosa, Gilberto Simoni, vincitore del Giro nel 2001 e 2003. La pista è un luogo che sempre più viene sfruttato proprio perché puoi lasciare andare i bambini in sicurezza, sai che è un posto chiuso. Poi la pista è molto tecnica, si impara ad andare in bici, quindi insomma in pista ci si fa un bel occhio, che questo poi servirà anche sulla strada quando devi lottare non tanto anche con i ciclisti ma anche con le macchine. E accanto ad altri campioni del ciclismo recente come Cristiano Citton, oggi responsabile tecnico del velodromo, al Mercante ha voluto esserci ieri anche Antonio Calzolato. È una cosa che non si può pensare di eliminare, di sostituire. Già ne abbiamo poche, già viene abbastanza trascurato lo sport su pista, mentre questa è la scuola della bicicletta. E lo scrittore Andrea Gassner presenta oggi a Bassano il suo nuovo libro, Là dove muore il fiume. Là dove muore il fiume, la fatica letteraria dello scrittore Andrea Gastner al centro di un incontro nel tardo pomeriggio di oggi nello spazio culturale Inizio di Palazzo Finco in via Zaccaria Bricito a Bassano. Notte in laguna con Hemingway, il titolo dell'appuntamento, nel corso del quale è stato presentato il volume, un viaggio dalle radici del Brenta alla laguna veneta lungo il corso del fiume fra echi e memorie della nostra storia e delle nostre tradizioni. Perseverate fino in fondo, questo è il titolo della serata organizzata da Bassano Banca e che ha visto come relatore un ospite davvero speciale. Ogni volta che tocchi stabilisci un record, tocchi un limite, ti rendi conto che quello non era poi effettivamente il tuo limite, potevi fare qualcosa in più. E se lo dice Umberto Pellizzari, che per più di 10 volte ha superato il limite, stabilendo in carriera ben 12 record mondiali di apnea, c'è proprio da crederci. Ieri Pellizzari era a Bassano, relatore di un incontro organizzato da Bassano Banca. Perseverare fino in fondo, il titolo della serata, nella quale il campionissimo ha raccontato le sue esperienze negli abissi. Non è che scendi sott'acqua per vedere là sotto, quando arrivi c'è anche poco da vedere, quelle quote lì è tutto nero, buio, però scendi più che altro per sentire, hai delle emozioni molto forti, molto intime, sei molto sul tuo corpo, il battito cardiaco molto forte, lento ma forte, ed è questa la cosa bella, e ti alleni per riuscire ad adattarlo ancora meglio a quelle situazioni lì, quindi avere sensazioni ancora più belle. Protagonista di uno sport evidentemente individuale, Pellizzari ha voluto però sottolineare l'importanza della squadra. Anche se il mio è uno sport così a prima vista molto individuale, sono assolutamente convinto che se non avessi avuto quegli uomini, quella squadra lì, certi tuffi, certi record, certe performance non le avrei realizzate, perché mi hanno permesso di motivarmi, di caricarmi, mi hanno permesso di andare sott'acqua concentrato e rilassato, perché sapevo che loro erano lì dietro pronti a intervenire. Ha mai avuto paura negli abissi?
No, paura no, perché se hai paura ti fermi e torni su, quindi no, massimo rispetto per quello che fai, massimo rispetto per il mare, però no, paura mai. Parliamo ora di un giallo a Trebaselle che due corpi accoltellati in un'auto parcheggiata davanti alla scuola. Ci colleghiamo subito con il collega Federico Fusetti che sta seguendo il caso per noi a Trebaselle. Federico, buonasera. Sì, buonasera, buonasera ai telespettatori da Trebaselle, che un giallo, come dicevi, in piena regola, anche se i contorni si vanno via via chiarendo. Attorno alle 16 un passante, siamo proprio in pieno centro a Trebaselle, che nell'Alta Padovana, a due passi dal municipio e nel retro in pratica della scuola del paese. Un passante vede una Y10 bianca, ferma, con due corpi all'interno, apparentemente senza vita, avvisa immediatamente i carabinieri che arrivano con i 118 e con i vigili del fuoco. C'è una donna all'interno senza vita, mentre un uomo viene estratto dai vigili del fuoco, gravemente ferito e trasportato in elicottero all'ospedale. Così ovviamente ancora sono soltanto ipotesi, ma la donna sarebbe stata uccisa con un coltello e l'uomo avrebbe anche poi cercato di uccidersi, ma è rimasto solamente, si fa per dire, ferito. Entrambi italiani, entrambi pare del posto, la donna 46enne di Noale, originaria di Noale, ma residente a Massanzago, sembra lavorasse proprio all'interno della scuola. Il coltello al momento è ancora all'interno dell'auto. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi con la scientifica e il magistrato. Si stanno muovendo con grande attenzione proprio per verificare quello che è accaduto e anche perché c'è tutto il paese in piazza sotto shock a seguire la vicenda. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie Federico, ora parliamo della presentazione, cambiamo argomento e parliamo della presentazione del bilancio di ETRA che fa il punto della situazione. Raddoppiato il capitale sociale grazie alla collaborazione di sindaci e comune. Tempo di bilancio in casa ETRA, società multiutility del bacino del fiume Brenta, fondamentale nel 2016 l'impegno dei 75 comuni soci, 44 del Padovano, 30 del Vicentino, 1 della provincia di Treviso. Un bilancio importante che ha visto risultati d'eccellenza. Questo è un risultato ottenuto grazie ad alcuni fattori importanti e alla collaborazione dei sindaci e dei comuni che hanno consentito di patrimonializzare la società attraverso il processo di fusione per incorporazione delle società patrimoniali storiche. Il capitale sociale, grazie all'intervento dei soci, raddoppiato, arrivando a 60 milioni di euro. Importante anche l'intervento sulla patrimonializzazione, che adesso sfiora i 330 milioni di euro. Un risultato d'eccellenza grazie alla sensibilità dei sindaci che continuano a credere in questa società e nel territorio che questa società rappresenta. Vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21.20 con Focus, dedicato ai veneti schiacciati dalla crisi. Ora vi lascio le previsioni del tempo di domani, grazie dell'attenzione, arrivederci. Le previsioni per domani. Fino a metà giornata cielo sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dai monti, di sera nuvoloso ovunque. Precipitazioni assenti nella prima parte di giornata, dal pomeriggio probabilità in aumento fino a medio-alta per piovaschi, rovesci e temporali dapprima sui monti e poi anche in pianura. Interesseranno in modo esteso le zone montane e pedemontane. Rispetto a giovedì, sulla pianura temperature senza variazioni di rilievo fino al pomeriggio e più basse di sera, sui monti più alte di notte e più basse di giorno.